Buongiorno a tutti e benvenuti su Scudorè. Oggi vi proponiamo questo appartamento in affitto per universitari. L'appartamento è sito in via Saluzzo al numero 14, è un quarto piano con ascensore ed è composto da ingresso in piccolo soggiorno, cucina abitabile, 5 camere e 3 bagni. L'appartamento è di nostra proprietà, quindi non ci sono spese da agenzia immobiliare. E siccome l'ingresso era veramente molto grande, è stato adibito a zona cinema, quindi con un sofà per 4-5 persone e una televisione a 40 pollici. L'ingresso è circa 16 metri quadri, quindi è stato sfruttato al meglio per poter dare più possibilità a chi soggiorna nella casa. Ecco, questa è una delle camere da letto. Le camere sono molto grandi, parliamo di camere da 15-16 metri quadri, e quindi veramente molto grandi. I pavimenti sono stati lasciati quelli originali perché la casa è una casa dell'Ottocento, mentre i mobili sono tutti nuovi. Abbiamo un 4 ante per ogni camera da letto, un letto singolo, una scrivania, comodino e sedia. Gli infissi sono tutti nuovi, con doppi vetri di ultima generazione. Questo è il balcone più grande nella parte interna dove è possibile estendere. L'appartamento è ancora in ultimazione, mancano ancora delle piccole modifiche per rendere ancora più piacevole il soggiorno. Questo è un piccolo ripostiglio esterno. L'interno, come vedete, è una zona veramente molto tranquilla. Ci troviamo in un punto in realtà della movida, ma essendo nella parte interna è veramente molto molto tranquillo. Impianto elettrico norma, l'appartamento è stato ristrutturato nelle parti diciamo più importanti, come appunto l'impianto elettrico, le tubazioni sono state rifatte. Questa è la seconda camera da letto. Alcune camere da letto hanno anche un armadio a muro. I mobili, come vedete, sono tutti uguali. L'affaccio invece è sulla stazione di Porta Nuova, quindi siamo veramente in centro. Circa 50 metri abbiamo sia la stazione che ovviamente la metro, il Politecnico e tutte le altre università sono veramente vicinissime. L'appartamento, come vediamo, è decisamente confortevole. Il riscaldamento è autonomo. E come dicevo, tutte le parti che erano possibili tenere in originale si è voluto tenerle perché queste cementidi, per esempio, sono veramente molto particolari e andarle a toccare era veramente un danno. Terza camera da letto. Ogni camera ha il suo balcone o balcone alla francese. Per balcone alla francese si intende una porta a finestra con una ringhiera d'affaccio. Vi ribadisco che non ci sono spese d'agenzia, essendo questo un appartamento privato, cioè una nostra proprietà. Esposizione est-ovest, quindi il sole decisamente non manca. I mobili sono tutti nuovi, come ho già detto dall'inizio. Ci sono ancora dei materiali da lavoro perché devono terminare i lavori. Questo è il bagno più piccolo, dove abbiamo il water e un piccolo lavandino. Che però, essendo 5 persone dentro questo appartamento da 155 metri quadri, 3 bagni sono decisamente molto utili. Ecco, questo è il bagno più grande. Manca ancora il mobile del bagno con il suo specchio, cosa che ovviamente verrà messa al più presto. Sanitari tutti nuovi, la doccia è nuova, è stata ripristinata.
In questo bagno c'è anche una piccola vasca e di qua si va sempre nel balcone, quello più grande, dalla parte interna. Ripeto, manca il mobile che adesso andremo a visionare nel terzo bagno, sarà un mobile praticamente identico, eccolo qui. Mancano ancora la rubinetteria, questo è un bagno cieco, mentre per assurdo quello piccolo ha un piccolo finestrotto. Qui invece abbiamo la reazione forzata, abbiamo sempre la doccia, ovviamente arriverà la lavatrice che verrà posizionata a fianco alla doccia, e il mobile che metteremo nell'altro bagno è sempre uguale a questo. Proseguiamo nella cucina, cucina abitabile. Ecco la particolarità della cucina, che abbiamo ovviamente la lavastoviglie, mentre la cucina invece di essere a gas è elettrica. Si è pensato oramai di portare tutti i nostri appartamenti, trasformarli da gas a elettrico, visto che oramai c'è l'interesse a posizionarsi su questo settore. Anche qui manca ancora il rubinetto, come vedete, ecco, siamo ancora in fase di ultimazione dell'appartamento. Questo è il frigorifero, con ovviamente la sua ghiacciaia, la cucina a induzione, come vi ho detto, il forno. Andiamo a visionare la lavastoviglie. Diamo ancora un'occhiata nel balcone, nella parte interna, quindi in zona est. Vi ribadisco che sotto casa abbiamo praticamente la movida torinese, però ci troviamo nella parte interna e quindi rumori non ce ne sono assolutamente. Questo è un quarto piano con ascensore, riscaldamento autonomo. E proseguiamo e andiamo a vedere la quarta camera da letto. Andiamo ancora una carrellata. Vi ribadisco l'indirizzo, è via Saluzzo numero 14, e ci sono doppi ingressi in realtà, da via Nizza numero 13, via Saluzzo numero 14. Nel cortile è possibile posizionare delle biciclette e questa è la quinta camera da letto. Con questo andiamo a terminare il nostro video. Io vi ringrazio di aver visto questo video con Scudo Re e alla prossima. Scudo Re protegge il tuo sogno immobiliare.